chiamati Ritac. Ah, buongiorno, come sta? Era anche lei poco fa che mi chiamava, non sono riuscito a rispondere. Io non ho sentito niente, allora poi è caduta la linea. Chiedo scusa se mi permetto di disturbo. Come sta? Ah, beh, così, gli sciacchi dell'età. Beh, quello, purtroppo fa non può essere possibile. Io mi permetto di telefonare. Volevo chiedere una cosa, questa cosa dei saggi. A me sembra sinceramente una cosa inutile. Ma guardi, probabilmente è inutile, nel senso che sarebbe soltanto a coprire un po' questo periodo di stallo che è dato dal fatto che in Parlamento non è venuta fuori una soluzione e che l'elezione del nuovo Presidente sarà fra 15 giorni. Siccome l'elezione del nuovo Presidente è importante perché il nuovo Presidente potrà non solo fare ulteriori tentativi, ma potrà anche dire al limite sciolgo le Camere, perché se non riesce a formare un governo bisogna farlo sciogliere le Camere. E questo Napolitano non lo può fare. E allora è per questo che questo periodo di stallo è un po' coperto, diciamo così, da questo tentativo. Un po', diciamo, sono d'accordo che non è che servirà nella sostanza. Sembra un po' una bischerata. È un lavoro, ripeto, di copertura del momento di stallo, solo questo, guardi. Ecco, io però continuo a non capire cosa devono fare. Ma niente, se dovremmo mettere giù delle proposte di programma, cose di programma che possano essere condivise, cioè che possano trovare consenso in Parlamento. Ma poi la sostanza è che i partiti devono mettersi d'accordo, se no questo Parlamento come fa a esprimere un governo? Ecco, ma c'è la possibilità di cambiare la legge elettorale? Questo speriamo, magari questo, infatti questa sarà sicuramente una delle proposte che vengono fatte, cioè che cercheremo di fare, fare subito una legge elettorale nuova. Se questo andasse in porto, se davvero si raggiungesse un accordo sul fare la nuova legge elettorale, sarebbe già un bel risultato. Perché io penso che andremo a votare presto o prestissimo, ma andremo a votare ancora. Con questo Parlamento non c'è niente, è bloccato perché Grillo non ne vuole sapere di Grillo non vuole fare proprio nulla.